Io facevo lo scientifico, ero nella sezione C e quando nacque l'idea facevo la terza liceo, quindi correva l'anno 1975, ci vedemmo con un gruppo di amici alla casa del gelato, ma per caso l'idea era andare a mangiare il gelato e non era fare Radio Savona Libera. Eravamo in tre o quattro amici, adesso ricordo tre persone. C'ero io, c'era l'amico Ori Orlando, oggi medico dell'ospedale, e l'avvocato Cerulli, e ancora un altro che nessuno dei tre ricorda chi fosse. E così per caso parlammo dell'esperienza che avevano avuto alcuni emittenti radiofoniche milanesi nel proporre, usando onde medie e FM, un nuovo tipo di radio con musica e contenuti differenti rispetto a quelli tradizionalmente offerti dall'epoca, da quella che era la radio, l'unica radio che presente in Italia sulle onde in FM, che era la RAI. La RAI all'epoca era una radio molto ingessata, le playlist erano ovviamente formate da brani musicali selezionati con cura. L'aspetto con dei cantautori era assolutamente sottovalutato e quindi una radio molto parlata. Rai 3 proponeva trasmissioni di musica classica come fondo continua a proporre oggi. Diciamo gli uniche emittenti che ascoltabili sul territorio italiano che andavano un po' fuori dalle righe rispetto a quello che proponeva la RAI, era Radio Monte Carlo in onde medie, e sempre in onde medie Radio Luxembourg, che invece proponeva musica nuova, cioè musica rock, musica di complessi inglesi e americani. E forse chi si è ispirato nel proporre i palinsesti delle radio libere di allora seguì proprio il modello di Radio Luxembourg, cioè la proposta musicale fu una sorta di, non voglio dire copiatura, ma ricalcatura di quella che era l'offerta musicale di Radio Luxembourg. Ritornando alla storia di Radio Savona Libera nasce quindi come idea alla Casa del Gelato, da questo gruppo di amici. E quasi come una sfida, ma si riesce a fare questo trasmettitore con pochi soldi? Ecco, sì, si riesce a fare perché avevo in casa un piccolo trasmettitore che mi ero costruito, non mi ricordo più per quale motivo, fu modificato per portarlo dai 10 milliwatt con cui trasmetteva per portarlo a un watt e mezzo, e così andammo in onda. Comprai un'antenna, l'ho messa sul tetto di casa mia e abbiamo incominciato le trasmissioni con musica copiata da quella che era la RAI dell'epoca, perché musica poi era quella per fare le prove tecniche di trasmissioni. Poi ci fu l'apporto invece di altri amici che contribuirono con i loro dischi personali a completare l'aspetto dell'offerta musicale della radio. C'ero io, c'era l'avvocato, quello che sarebbe poi diventato l'avvocato Cerulli, che era un po' più grande di me, faceva quinta al liceo, c'era l'avvocato Botta, che poi ha scritto un libro che in qualche maniera romanza come sono nate le emittenti private in Liguria. E quindi la redazione inizialmente era fatta da queste tre persone che si sono un po' inventate la radio. Io curavo prevalentemente l'aspetto tecnico, l'aspetto della messa in onda. Nel giro di poco tempo, per varie vicissitudini legate a trasformazioni societarie di alcune aziende petrolifere, io venni in possesso, quasi casualmente, andando a prenderlo dai ferri vecchi, un trasmettitore marittimo, che fu modificato nel giro di una settimana da me, per farlo trasmettere sulle onde, sull'FM. E quindi passammo da un watt a 10 watt, servendo ampiamente quello che era il bacino dalla Savona fino a Vado Ligure. Si trasmetteva praticamente da casa mia, non dico proprio dal salone di casa mia, ma quasi, ecco. Assolutamente, perché la sentenza della Corte Costituzionale arrivò l'anno dopo, nel 76. Tant'è vero che dopo un po' che trasmettevamo,
e arrivò la Digos in casa mia. Parlo con mio padre, quindi non so esattamente che cosa si dissero. Mio padre disse: stai attento a quel che fai. Questo fu il commento di mio padre. L'accoglienza fu assolutamente buona perché comunque c'era la novità. Per la prima volta venivano sdoganate dell'informazione locale. Fate conto che la RAI trasmetteva solo notiziari a carattere nazionale più il Gazzettino della Liguria. Quindi ci fu uno sdoganamento, c'era voglia di portare informazione quasi della signora dalla porta a fianco, quindi un'informazione molto più leggera. E dall'altra parte l'innovazione a livello musicale. Finalmente cadeva la censura che aveva un po', io l'ho chiamato impropriamente censura, cioè finiva l'epoca delle playlist delle emittenti di Stato. Nasceva una non playlist delle radio libere. Il problema è che poi nacquero i network, con la nascita dei network, ma questo avvenne 4-5 anni dopo, rinacquero le playlist con uno scopo prettamente commerciale. C'era un interesse perché ogni tanto si andava, si portavano delle interviste raccolte per la strada, l'interesse penso che fosse legato alla novità, sia per il contenuto musicale, sia proprio perché finalmente si parlava a Savona di Savona. Ecco, quindi si sentiva il mezzo radiofonico come un qualcosa di vicino e non più tanto lontano. Questo contribuì a far nascere su Savona tante emittenti libere. A Savona ce n'erano 4-5, compresa Radio Savona Libera, che poi diventò, mi pare nel marzo dell'anno dopo, cioè del 76, diventò Radio Savona Sound, perché ci ponemmo il problema di libera da che? In fondo eravamo liberi, quindi la trasformammo il nome da Radio Savona Libera in Radio Savona Sound, perché il target era proporre buona musica, almeno quella che all'epoca per noi sembrava una buona musica. Per me la cosa intrigante era la sfida tecnica, nel costruire la rete. E la rete è stata costruita. Siamo partiti da un trasmettitore, da un watt, ad avere due trasmettitori a Savona, un trasmettitore al Montebego, un trasmettitore a Spottorno, a portarne uno ad Alassio, a un altro a Finale Ligure, un altro a Cengio, un altro a Cairo Montenotte, quindi costruire una rete da una parte di alimentazione dei ripetitori e dall'altra parte la rete di distribuzione. Sulle radio dell'epoca i cantautori non passavano, se passavano, passavano giusto col contagocce. Invece nelle radio libere i cantautori la facevano da padrone, insieme a musica rock, quindi Genesis oppure gli Alan Parsons Project, cioè anche Alan Parsons Project erano sconosciuti, però le radio private le hanno fatte conoscere al grande pubblico, oppure ancora Led Zeppelin, tanto per citare alcuni che riesco a inquadrarli in quel periodo. Ecco, poi ovviamente andando avanti e scontrandosi con i problemi economici e con l'avvento dei network, dove riappaiono le playlist, c'è un appiattimento dell'offerta musicale, c'è stato poi un appiattimento dell'offerta musicale, secondo me. La crescita è stata ovviamente graduale, con la pubblicità abbiamo potuto comprare nuovi impianti, facendo dei debiti, cioè delle belle cambiali firmate da quelli che erano gli amministratori dell'epoca, e abbiamo investito, c'è stato un investimento in attrezzature che hanno portato dei ritorni in termini pubblicitari. È molto importante saper capire dove bisogna investire per avere il ritorno pubblicitario. All'epoca il ritorno pubblicitario ad averlo era abbastanza semplice. Io mi occupavo della parte tecnica, dell'aspetto musicale, come se ne occupava Roberto Mortillaro, che è stato, diciamo, il direttore artistico fino a qualche tempo fa, fino a un anno fa, quando poi la radio è stata venduta, tutti i soci d'accordo. E abbiamo anche
modificato le attrezzature, siamo passati da un piccolo studio di trasmissione a due studi e mezzo, nel senso una regia automatica. Ci fu un esame che io diedi durante il mio quinquennio universitario, dove uno poteva progettare un qualcosa. Io progettai una regia automatica per la radio. E quindi per almeno 4-5 anni siamo andati avanti con questa regia automatica che avevo progettato. Poi, con l'avvento del software, creai un'altra regia automatica che basata su MP3, tanto per capirci, su quello che poi sarebbe diventato di MP3. Nuovi finanziamenti, abbiamo finalmente comprato una regia automatica come si deve, che è quella che permette ancora oggi di mandare in onda i programmi. Ormai tutti i programmi sono gestiti da un computer. E tutto il database, il patrimonio musicale è un patrimonio interamente digitale. Un periodo di grande entusiasmo e di grande coesione tra le persone che facevano la radio e tante sfide che secondo me sono state vinte. Quindi il divertimento di costruire un qualcosa, il piacere nel fare. Questo è quello, le soddisfazioni maggiori che io ho avuto, cioè proprio nel costruire, mettere mano sulle cose e vederle che funzionavano. Ripeto, io sono un tecnico, quindi vedo lo sviluppo della radio, lo vedo come dei successi sotto il piano tecnologico. Oggi le radio stanno cambiando e cambieranno, e anche il modo di fare informazione, il modo soprattutto di fruire dell'informazione, intesa come informazione giornalistica, ma anche sotto il profilo del piacere di ascoltare musica. Le cose stanno cambiando e penso che ci siamo di fronte a siamo all'epopea del secondo West, per così dire, cioè si può di nuovo inventarsi qualche modo nuovo per fare radio o per mandare in onda quelli che sono informazioni di carattere culturale, di carattere musicale, seguendo anche i gusti di chi ascolta.